Brava Elisa, Esercizio brava, fisico. brava, brava. Buonasera a tutti, come state? State bene? Tito Querini? Tito Sì. bene. E voi, instagrammiani, facebookiani, lassù c'è qualcuno No. appollaiato? No, al No, momento molto bene. no. Ingradinata. Stasera facciamo un'insalatina di seppie. Guardate come sono, a Buona. A parte essermi tagliata, prima di venire in onda, parte vabbè, quello. poco grave. Ma guardate con che mani io sono andata a lavorare stamattina, Bellina, oggi bellina, pomeriggio, sì. Sì, perché ho avuto l'ardire di comprare le seppie fresche, sporche. Il pesce vegno ha detto: gliele pulisco, signora? Non si preoccupi, faccio io. Il nero ovunque, la varachina. Poi quest'ugna qui mi si rompe sempre, vedete che schifezza? vediamo. È proprio il nero di seppie incuneato dentro, una roba che. Oggi Orrore. lavoravo, vendevo gli occhiali con le dita rattrapite perché è una roba schifosa. Orrore. Però ovviamente sono pulitissime, macchiate ma pulite. Disinfettate. State bene? Oh, io oggi sono molto felice, perché Pelatone c'è stato un momento che mi ha voluto far stare col cardiopalma. No. Analisi del sangue, eravamo lì che aspettavamo delle risposte che potevano essere. Stamattina mi sono svegliata, il cervello fa cose strane, no? Quindi. Aveva incominciato a viaggiare d'un male, ma d'un male. Elisa. No, io basta pensare così, è inutile che mi preoccupo. Bisognerà aspettare le risposte, no? Non ha senso preoccuparsi, cioè occuparsi prima. Quindi piantala, Brava, brava. datti una radanata e vai a lavorare. Mi sono fatta forza ed effettivamente ho fatto bene, perché Pelatone ce lo teniamo, è sano come un pesce. Evviva, Brava, che gioia! brava. Cominciamo, io sono andata con una prom, e qui su questo ormai non c'è nulla da dire. E io ho lessato le seppie. La seppia fresca va messa in un brodo vegetale, carota, sedano e pomodoro. Quando bolle la mettete dentro, fatevela pulire dal pescivendolo per non avere queste mani, e poi la fate cuocere mezz'ora. Provate con la forchetta se si infilza bene. Se si infilza bene la forchetta, spegnete la seppia e la lasciate lì, E per uno come come il me che non porico. saprebbe fare sta roba, che già parti dal 30% della ricetta, come faccio? Non è il 30% della ricetta, e tocca lessare, la prima cosa da fare è lessare la seppia, no? Ah, giusto, va bene. A posto. Vai, Oggi gli perdono tutto perché è avanti. sano, perché sennò. E la lasciate, la dimenticate dentro la sua acqua, lei si esattamente come per il polipo, lei si deve raffreddare dentro la sua acqua, così sarà tenerissima, se no Ecco, ciancigate mezz'ora e non va né su e cicca. né giù né dentro né fuori. Bene, quindi la nostra seppia è pronta, però l'insalatina di seppie la sa fare anche i bambini. Allora io ho comprato gli edamame sono i fagioli cinesi. Di che cosa sanno? Pressoché di Nulla. niente. Però adesso vanno molto di moda e fa molto chic. Quindi voi metteteli perché fanno veramente figo. E noi prima di cuocere sono surgelati. Quindi noi li mettiamo in una pentoletta Direi un così. Beh, applauso al mio amico Giovanni Zida che sta seguendo sia su Insta che su Facebook. Zida un figo. Giovanni, se vai anche su TikTok, fai Un goccio l'unplan. d'olio. Fai l'unplan. Un goccino d'olio così. Ci metto 5 minuti, raga, questi. Vi faccio un'insalatina un po' diversa e ci mettiamo un goccino d'acqua, così loro si cuociono. Tac. Stasera la Daniela esordisce con un ciao ragazzi, grazie di tutto, vi voglio bene. Ma che Cuore, spettacolo! cuore, Grazie a cuore. te di Ma questo. guarda, un No, ma avete abbraccio. visto che Pelatone finalmente è riuscito a lanciare i corsi? Da schiantare, mettiamo un po' di Oh, sì. sale, da schiantare Racconta 2 mesi, anche il come ben retroscena. sapete, 2 mesi che cerchiamo di mandare in onda i corsi. Finalmente li abbiamo fatti partire. Peccato che ci siamo dimenticati. Abbiamo Devo dire, riletto ci il siamo. testo 7 volte, Esatto, anzi dico, 70 infatti, io dico, volte. ci siamo dimenticati. Ascolta, di mettere che erano online il dettaglio. Quindi tutti dove? E che erano le 6 del pomeriggio. Un altro Hanno dettaglio. incominciato a piovere mele chiedendo giustamente le uniche due cose che aveva senso chiedere. L'orario e se era in dire è dal vivo o online. Vabbè, dopo gli ho detto: Pelatone, qui succede un casino, tutti chiedono, ma perché non l'hai messo? E lui:
L'abbiamo letto insieme, se non sbaglio. Esatto. Era vero. Eh no, E perché quindi, io sembrava un intanto po' scaldo anche la piastra, raga, perché facciamo anche i gamberi, eh? un'allusione alla... Al tuo essere incantato. Esatto, alla mia E quando mi ha detto abbiamo incantataggine. letto insieme, ho detto è vero, ho sfuggito, quindi togli tutto e metti ben bene. E così ha fatto. E grazie anzi a chi si è già iscritto, grazie. Sarà bello in 10, una cosa intima, potremo conoscerci mentre cuciniamo. Io sono molto emozionata e molto felice. E quindi se vorrete partecipare, scrivete la mail, va bene? E io vi Ma risponderò vogliamo prima fare quel possibile. sondaggio che avevamo detto o è presto? Facciamo martedì Beh, prossimo. per la paranoia, perché molti hanno dovuto disdire perché quando hanno scoperto le 6 del pomeriggio lavoro, hanno detto, ah, dobbiamo spostare l'orario, dobbiamo spostare l'orario. Ho detto, adesso cominciamo così, vediamo quante adesioni ci sono e poi se vediamo che l'orario è proprio sbagliato, magari facciamo un dopo cena. Però vediamo, vediamo. Lo Vediamo, dai. creiamo insieme a voi. Cammin Noi siamo facendo. molto emozionati. Allora, noi prendiamo le nostre Nostre seppie. seppie e le facciamo a striscioline. C'è chi le... Sentite che roba, sentite che roba. Queste sono un burro, eh? Mamma Un mia. Ma burro! come hai fatto a farle così burrose? Ancora, l'ho appena spiegato, ma Ah, cosa... scusa, io stavo leggendo i commenti. Perché, per esempio, c'è l'Alice che dice: siete unici, bellina. Molto Amore. carina. Bad Boy Scandal invece dice: ma che eleganza in cucina, ragazzi! Cioè, non si Guarda, scherza, proprio io ho la classe eh! dentro, hai Non si capito? Quindi faccio scherza fatica a non niente! essere elegante anche in cucina. Facciamo delle Ma... slice. Ah, tonight I must speak also in English because it's a very long Yes! time that I don't speak in English. So a lot of people told me speak in English also, speak in Oh English also. yes, Okay, allora risa, now I speak in brava! English. Ok, I cut in slice seppia. Figata, Seppia? seppia, seppia. Così si dice? Oh, ho Ma dice guardato, traduttore tipo Google. seppia. Seppia. Seppia, forse sì, seppia. Così. And I organize seppia. Like Brava. this, slice, a little Bravissima. slice. Parla bene che c'è la Sonia che conta, ed è un buon segno. Grande Sonia! La Sonia ci ha Spingi, insultato in spingi, tutte le Sonia. Perché? lingue della mail, giustamente, giustamente. Perché ha detto, ma che l'ora, online, dai, detto, abbiamo sbagliato Ma tutto. infatti Hai detto, dovevamo ti farla pareva? leggere a lei prima di È vero, pubblicarla, la nostra ragioniera. non noi due. Ma poi, se volete crederci, noi non la conosciamo, sta Sonia. La conosciamo via web, ma la adoriamo perdutamente. Lei ce le dice quanto un cane e noi le prendiamo perché ce le meritiamo tutte. Ragazzi, questa seppia è una roba finta da quanto è morbida, finta, avete capito? Ah, avete sentito che non ho detto che ho messo il sale? Ecco. Vietato mettere sale nell'acqua delle seppie, se la volete morbida, se la volete dura mettete pure sale. Adesso tanto io la condisco con la soia, per cui dopo lei si profuma con la soia. Ma guardate che roba, guardate che roba. La Paola, ecco, Guardate il coltello di ceramica, sono riuscita a è spezzarlo. andato. È andato. Non c'è verso, non c'è No. verso, non c'è verso. C'è chi dice che No, sono elegante, ma vabbè, il no, vabbè. tentacolino, i tentacolini li mettiamo, raga, sappiatelo, buoni? Senti Lorenzo Lerri. Ciao Elisa, grandissima. Grazie a te e alle tue ricette. Io e il mio ragazzo, che siamo due universitari, abbiamo iniziato a mangiare da gran signori. Cioè. Carini, allora non siete incantati. Vi adoro, giovani, io vi Brava, adoro. Mamma mia, quanto vi bravissime. adoro. Bravi. Oggi è venuto un signore con il figlio, gli ha detto al figlio: ti è piaciuto davanti a me? Ti è piaciuto il rotolo che ha fatto il babbo l'altro giorno? Questo ragazzino, beh, veramente fuori contesto, poretto, no? L'ha guardato come questo è impazzito. E ha detto: sì, papà. Da lei l'ho presa la ricetta. Ah, io ti seguo? Ma una figata! Mi ha fatto schiantare. Dovevate vedere il Grande, figlio, non capiva. Il padre grande, sembrava impazzito. Invece lui voleva farmi capire che grazie a me aveva fatto il rotolo, no? Figo. Allora, mettiamo anche in tentacolini, tutto morbidissimo. Dovete vedere, avevo il lavandino con gli occhi, con le robe, uno schifo. Ci ho messo 2 ore per pulirlo. Mai più. Poi ogni volta ci casco invece, perché a me mi diverte fare queste robe. Pensate. pensa Allora. un po'. La manica è comodissima per cucinare, questa manica. Ho pulito il pesce con questa manica oggi, in nero, così stavo per non Però beccare il nero di seppia nelle maniche, così, no, mi dovete tutti vedere, ma stanno porca notando matta. l'eleganza, eh? Tutti.
Cosa sì. volete? Allora, le seppie le abbiamo già fatte. Gli adamame qui si stanno cuocendo, sì. ed è quello che ci interessa. La piastra è bella caldina e ci dobbiamo mettere i gamberi. Io sono una pro. E li ho puliti, però due come sempre li ho tenuti per insegnare a quelli che non mi seguono da lontano novembre. Si toglie il carapace. Non 2021, adesso 2020. Comincia a essere lontano 2020. Veramente, lontano 2020. Lontano sì. Togliamo il carapace così, incidiamo la schiena, ecco, piano, perché piano. Per poco che sia trattasi sempre di... Ecco. Eli ale ale superstar, dice la Paola. Ale ale ale. Esagerata. Ok. Uno. Domenica. Dimmi dove trovi le tue super fasce per i capelli, chiede la Silvia. Sara Bergantini è il genio. Seguitela, ragazzi. Sara Bergantini fa dei vestiti meravigliosi e delle fasce. L'ho chiamata e ho mi ha detto Eli, mi chiedono le fasce, io credo che sia merito tuo. Gli ho detto, la gente mi continuamente mi chiede. Gli ho detto, adesso Sara bisogna farle primaverili per cambiare, perché adesso io non vivo più senza fasce. Allora ho tolto le cacche, c'è la piastra bollente e allora noi mettiamo, senza bruciare le maniche, i nostri guarda, gamberi qua. Guarda chi c'è, il grande Gregory, senti un po'. Tanto che non c'era. Il grande Gregory da Roma. E sai che da Roma mi sa che c'è anche la nostra mitica maestra Carla, perché Carla Galetti non ce ne sono tante. Certo, ciao Carla! Ciao! Allora, tesoro. Togliamo questo che c'è il pesce, se no mi dite le contaminazioni, per carità. Avevo scritto la zucchina, molto bene. Pensavo di avere una zucchina, invece avevo un cetriolo, per cui mettiamo la melanzana, non cambia nulla. Non pervenuta. L'affettiamo... nel senso della lunghezza, ah così, guardate la Eli, brava, e la mettiamo, perché facciamo un'insalata caldo-fredda, la mettiamo a brustolire insieme alle nostre zucchine. Ciao ti amo, abbiamo lo stesso nome. Ma sono i gamberetti, esatto. La zucchina non c'era, non importa, noi mettiamo la melanzana che poco cambia. Il bello delle insalate è che dovete usare la fantasia, questo... Io la voglio fare un po' orientale con gli adamame, condite con un dressing alla soia, ma perché voglio fare un po' la figa, ma se no uno ci mette pomodori, sedano, finocchio e olive, e bene che ha fatto la sua insalatina. Così è un pochino più originale. Per chi è arrivata adesso sentiamo? Per chi è arrivata adesso come l'Alice, cosa stai facendo? Ben arrivata! Cosa stai facendo? Sto facendo un'insalata di seppie, gamberi e da mame. Brava, ecco. Allora, facciamo le slice di melanzana. Oh, non l'ho cercata la melanzana, perché ho deciso la fine. Vabbè. Strange people, make a slice with these vegetables, melanzana, in italiano, melanzana. Poi, guardate la Eli. Stasera sto facendo avanti e indietro come... Chi? Tan, 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 tan. Io? Mi verrà la nausea. Ma tanto devo andare nella padella, no? Lo so. Platone, adesso che ti ho detto che sono felice perché non sei malato, non mi innervosire però, sennò è tutto un cavolo. Sei super brava, ricetta è la portata di tutti, grande Jessica. Certamente. Sedano, io sedano non la metto molto perché a me non mi piace tanto, però ci va in questa insalata, per cui ce la mettiamo. Facciamo pezzettini piccini, grande solo il cuore, Mattia. Raga, solo il cuore. Grande Mattia, melanzana uguale... Eggplant. Eggplant, ok, no, strange people, brings the eggplant and slice and put in the pan, very hot pan, made shrimps. Ok, this is sedano, io prendo anche le foglioline, quelle tenere, è solo il cuore ragazzi, perché il sedano, le foglie grosse le tenete per fare il brodo, le foglie piccole da mangiare, Mark Manda. No, ma Elisa, devi troppo Andiamo. Raccontare per chi ti scambiano. Per le tre persone con cui ti scambiano. Chi sono le tre persone con cui mi scambiano? Che, la mamma, diciamo, di diciamo, sono Barbieri, tre versioni della stessa di della stessa famiglia. Con un trans che? No, io dicevo con la mamma e la sorella e la... Poi? Sempre di lui, sempre di Barbieri. Però varie fasce di età ti hanno dato, no? Sì, sì, t'ho detto. La mamma di Bruno Barbieri. Mai la figlia, però.
Mai la figlia, no, ma neanche la sorella. La madre, generalmente vince la madre come idea. Ecco. Che tristezza, però non importa. Oh, Grandes che chiede con chi parli? Col muro, di solito col muro. In che senso? Con chi parlo? Grandes. Con chi stai parlando adesso? Con voi. Adesso, carrots. Allora, ho messo, per condire meglio, le nostre seppie. Mettiamo qui il sedano, puliamo la carrots. Marinella in ritardo, scusata. Ti perdoniamo. La peliamo. Io mi sono perso circa mezz'ora fa, Comunque, vabbè. Ma te non... Cosa dici mi sono perso mezz'ora fa? Oh, guarda bellina Samantha, chiede, Eli, dove trovo i corsi? Allora... Su Facebook e Instagram, nel post di ieri. Esatto, nel post di ieri c'è tutto... Sono tutte le spiegazioni adesso. Adesso sì. Prima niente, adesso tutto. Allora, guardate, facciamo le slice anche qua. Grazie Samantha, Fresh molto brava. Make a slice carrots. Perché è carino che siano tutte lunghe, come le seppie, che riprende, no? Un po'. Quindi noi facciamo con il pelapatato delle slice, like this. Qui vogliono vedere chi c'è dietro lo schermo, Pelatone. C'è pelatone. Adesso la gente viene in negozio, poi sale, oggi uno fa. Quindi, se non ho capito male, quello che c'è di sotto, senza capelli, è pelatone. Grande, vai. Oggi, proprio oggi è successo. Mettiamo anche le carote, guardate bellino. Intanto la Diana Bellina ti ha mandato 3 rose rosse. Che spettacolo. Grazie, oh. Diana. Allora, guardate. Andiamo. Sottili, sottili, loro sono già pronte. Aspetta, non mica ho visto. Eccola. No, le mettiamo già nel piatto qua. Mettiamole qua. Hai studiato l'impiattamento per stasera? L'ho studiato. Ho studiato tutto. Allora, queste sono le nostre melanzane e stasera affettiamo anche i pomodori perché mia figlia non c'è a cena e poi il pomodoro qui ci va e lo facciamo anche lui sottile sottile con la mandolina. Occhio alle dita. Ehi, dai. Oh, c'è anche l'ago di Katia, grande ricamatrice di magliette e altri gadget. Ciao dalla Svizzera, wow, grande Moni Salvo Procaccini. Che spettacolo. From Switzerland. Guardate, adesso sono i gamberi, È bella che fatta sta ricetta, raga, ne è caciuto tante. Ah, la Sonia aspetta l'impiattamento, Ci sto già dando, Sonia, ma sono già in ansia. Ci sta lavorando. Perché, boh, adesso vediamo. Jaco Spam ha scritto, ciao Eli, come stai? Bene, grazie, benissimo, proprio benissimo. Veramente benissimo. Oh, che gioia. Oggi sì, proprio sono felice. Oh, G di Falco chiede come fai a non attaccare le melanzane nella piastra? Ogni volta ammattisco. La piastra deve essere bollente, veramente bollente, se no è vero, si attacca. Allora, mettiamo gli edamame qua. Oh, qui vedo coriandoli, robe che... Poi, guardate, coriandoli, gli edamame, li muoviamo insieme alle nostre... Molto bene. Alla nostra seppia. La nostra seppia stasera non mi viene, come devo fare? E poi mancano i gamberi. Non è che c'ho tante. Molto bene. Guardate, ma in English, i gamberi. And now I show you the cook of the shrimp. Ma non ci risposti un po' più in qua? Nella piastra vicina, così li vediamo? Hai ragione, se funzionasse da questa parte io sarei... Lo vedo male sto piatto, dice la Sonia. Cos'è? Lo vedo male sto piatto. Sta zitta, cosa vedi male Sonia? Guardate! Ma c'è davanti un sacco di robazza. Ho capito, qua non ho capito perché, ma si è bloccato. Come si è bloccato? Noi lo facciamo andare col cognac. Senti che profumo. Sì. Se si accende, ecco, ci sono altri 2 accendini. Sì, ma io ho bisogno del fuoco, però ho bisogno delle. Non posso. Devi venire te, spostarti te. Perché non funziona, Lezzi? Ah, perché ogni tanto sai che lei si diverte a darvi fastidio. Vabbè, dai, vediamo il fumo da dietro. Okay. Oh, ecco la fiamma. Olè. A me il gambero così è il modo migliore perché viene croccante, non viene cingommoso. Senza olio, senza niente, viene una mina di bontà. Fa la crosticina,
Ah, questo è di profumo. Il andiamo? Cognac che fa? Spacca. Anche voleva salutare. Ciao, ciao, ciao. Da. Stai scherzando. Aspetta, fammi togliere i coltelli. Sarà meglio. Sarà meglio togliere i coltelli. Vedete? La piastra bollente ha fatto evaporare immediatamente il cognac. I gamberi cuociono velocissimamente. Adesso, wow, quando capirò perché la piastra di là non va, sarà tardi perché sarà finita la diretta, ma non importa. Ecco. Allora, mentre finiamo di cuocere i gamberi, che sono cotti, facciamo il dressing, che è la figata. Barattolo, anche quello che avevate usato della marmellata, ovviamente lavato bene in lavastoviglie, che non sape di marmellata. Ci mettiamo, guardate la Eli, eh. Sono curiosa. I dressing delle insalate, fatele sempre nel barattolo così, sempre. Perché si mischia meglio e viene una potenza di roba pazzesca. Soia, quindi non si aggiunge il sale, perché la soia è saporita. Quanto? Brava. Limone. Mezzo limone. Ecco. I nostri gamberi li spegniamo perché loro sono pronti. Chiedono cos'era quella cosa che ho messo davanti alla telecamera. Il pelatone impazzito. Era una giuggiola, volevo far vedere la giuggiola. La giuggiola è una cosa bellissima, sono queste bambole meravigliose. Lei è proprio uguale a me in tutti i particolari, che fa questa signora magica e le fa generalmente sempre per beneficenza, per raccogliere i soldi per la beneficenza. Quindi le giuggiole, se avete una laurea da fare, un matrimonio, un regalo originale alla nonna che non sa mai cosa fare, voi gli date la foto e questa ragazza riproduce in modo pedissequo, perfetto, con dovizia di particolari, la persona che riceverà la giuggiola. Quindi è una figata, lui ha fatto una scemenza, però effettivamente la giuggiola invece è una cosa seria, molto bella, è proprio molto bella la giuggiola. Mettiamo i nostri gamberi nella nostra insalata. Mi sono preso anche stasera la mia sgridata. Beh, ma hai fatto una scena. Ecco. Pelato, dai, neanche Fiolini. Dovevo spostare i coltelli, ho approfittato, no? Ah, sì, sì, ma c'è modo e modo per pubblicizzare una roba bella. A noi ci piace molto, ma così li proprio gli è da... Vabbè. Vabbè. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora! Allora! Oh. Le jets sont quasi fait. Olio, soia e limone. Chiudiamo bene. E lo shakeriamo. Questo per qualsiasi insalata. Stestate al mare. Non me la condita alle 9 e poi la mangiate all'una sotto il sole condita. Che schifo. Vi portate un dressing così, lo sbattete al momento, condite l'insalata. È una mina, è una figata. Wow. Guardate che figata che viene. Condiamo la nostra insalata. Wow. Così. Ne mettiamo un po', ovviamente, anche nelle verdurine che rimangono sotto. Per l'impiattamento. Se avanza, non preoccupatevi, la userete per un'altra insalata. Bravissima. Madonna, che profumo. Wow, che profumo, raga. Ora. Avevo sottovalutato la potenza di questa ricetta. Wow. Nel senso la che... La felicità lo rende così. Nel senso che... Non lo so. Oggi non avevo, cioè, la colina in bocca mi sta venendo così. Adesso guardate, adesso impiattamento. Wow. Siete pronte? Ciao dalla Grecia, le quattro sbirre. Wow. Che spettacolo, raga. Guardate che figata. Wow, wow, wow. Guardate che figata la mia insalata. Gli edamame, dove sono? Ecco. Tira fuori. Ne sono sporcati il piatto, pela tu. La challenge di questa sera, sa che io, Elisa, devo lanciare sempre una challenge. E lancia la challenge. Potrebbe essere, perché è un po' che non lancio la challenge ai facebookiani, di condividere adesso all'impazzata questa diretta per far girare quel numerino e farlo diventare più grande. Piace un bel po', accontentatelo, sì, sì. Ha scoperto di stare bene, di essere sano, quindi accontentatelo, fategli questo regalo. Dai, facebookiani, fatemi questo regalo, vi prego. Allora, guardate, adesso io, per carità, gli impiattamenti lasciano... Sonia, com'è? Fa schifo? No, dai. Adesso faccio come gli chef, quelli veri. Prendo lo Scottex e pulisco il piatto. Brava, Elisa. Ma che roba. Così mi piace.
Guarda che roba, se no per l'attore dopo me lo fa cambiare tre volte. L'altra volta mi ha fatto cambiare il piatto tre volte per il carciofo che ungeva il piatto. No, sei unto. Calate il piatto. No, sei unto. Ho capito, adesso basta, è unto, per forza, fritto. Erano buoni, l'avete fatti i carciofi fritti? Madonna. Allora, guardate, guardate il mio piatto. Adesso, io, oh, per carità, andiamo? Non voglio dire. Sentite il profumo. Brava Elisa. Questo è caldo freddo, un po' croccante, c'è di tutto, qui sono tutti i sapori possibili e immaginabili. È una ricetta veloce, a parte la cottura delle seppie, mi raccomando, ascoltatela in modo pedissoco, così viene tenera, se no veramente la masticate e mi odiate. E questo è un piatto veramente bello, bello, buono, sano, leggero, perché fra un po' prova costume, sì, io l'ho perso, io già detto che ho perso, non partecipo, non mi sono iscritta, la prova costume mi interessa. E, però questo è un buon piatto. E, è già finito. Già finita, ah, che peccato. Sì. Che ore sono? Perché essendo una pro ormai per la tu, che faccio le robe prima, hai capito? È finita. Brava. Sei forte. Ci vediamo venerdì. Se vorrete iscrivervi ai miei corsi sarò felice, ai nostri, perché Pelatone dietro le quinte rimarrà lo stesso, poi chissà, magari per quelle che si iscrivono ai corsi Pelatone appare, chissà, adesso stiamo ragionando in merito. E sarà secondo me un'esperienza molto, molto bella. Io quando me la visualizzo, che mi piace molto visualizzare le cose, quelli che sono i miei progetti per capire se mi piace, se hanno un profumo buono o no, mi piace molto. Credo che si possano creare delle belle situazioni, a parte insegnare la ricetta, che voglio dire, certo. E, però è molto bello, quindi se volete iscrivervi sarò felice. Ci vediamo venerdì, ovviamente, qua, certo, puntualissimi, alle 8:30. E ho letto una cosa molto bella riguardo al ridere, no? Che vi dico sempre ridete, ridete, perché piano piano il riso scende e vi fa felici. Perché così non ride chi è felice. È felice chi ride. È vero, bello. È vero, provateci a ridere, anche davanti allo specchio, anche in questo momento pesante. Provate a ridere, anche facendo finta, il cervello non si rende conto se ridete per davvero per finta. Ridete davanti allo specchio, proprio come, fatevi sembrare matti, però credetemi che ridere rende felici, questo è scientificamente provato, mi raccomando. Forza raga, forza, 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 usciremo anche da questa cosa tremenda che sta succedendo, ne usciremo. Vi voglio bene, come sempre vi voglio bene. La mia insalata, ah, sì, spacca. Anch'io. Vi vorrei invitare per farvela mangiare, l'ora, perché questa veramente spacca. Ciao raga. Che bontà. Ciao a tutti. Chi salutiamo per primi? Instagram. Instagrammiani? Ma sì, Instagram. È tanto che non li lasciamo per ultimi. Ciao Instagrammiani, siete forti, grazie ai TikTokerini. TikTokerini hanno dato una forza propulsiva bestiale. Avanti tutto. Avanti tutte così. Sì. Ciao raga. Ciao raga. Ciao. Buona settimana. Ciao. Ciao Facebookiani, mi raccomando, condividi, fate il regalo a Pelatone. Pelatone sì, diceva che lui era tranquillo, sentiva di non avere niente, però forse in corso un po' ci aveva paura. Quindi come regalo la condivisione stasera possiamo dargliela a Pelatone, che mi ha fatto proprio un bel regalo a star bene. Ciao a tutti, bacioni. Ciao, ragazzi. Grazie di tutto, ciao, ciao, ciao. Ciao.